Oggi sono con Marion Fontaine, una storica dell'Università di Avignone che è qui in Italia nell'ambito dell'iniziativa Prospettive Critiche, che quest'anno si occupa di sport, lo sport in tutte le sue forme, dell'Institut Français in Italia praticamente. Ecco Marion, quello che volevo chiederti è appunto questo: il calcio come aggregazione, come qualcosa di identitario che però diventa sempre più spettacolo sportivo. Cosa significa? È entrato sempre di più il commercio nel pallone oppure è una questione di controllo sociale da parte delle autorità? Penso che entrambi le tendenze siano presenti. C'è sicuramente una tendenza di mercato, di commercializzazione del calcio, ma c'è anche una presenza che del resto è molto antica di controllo politico. Se pensiamo per esempio a quello che gli Agnelli hanno fatto con la città di Torino, vediamo che queste tendenze non sono così recenti, ma sono relativamente antiche. Un caso come quello del San Paoli, trattato nel libro di stasera, quanto è comune nella storia e come può accadere a livello sociologico che un quartiere marginale, dove appunto la marginalità era la caratteristica principale, possa diventare un brand famoso in tutto il mondo e un punto di riferimento anche politico? Je pense que c'est quelque chose que les sociologues connaissent bien, c'est-à-dire comment une situation de marginalité qui après tout a été celle de l'ensemble. Credo che sia grazie all'orgoglio, è l'orgoglio in cui la marginalità si trasforma in queste squadre come il San Paoli, ma come anche la squadra del Marsiglia, che hanno una storia operaia, in cui quindi la marginalità del loro tifo viene trasformata col tempo in un elemento di orgoglio che diventa quindi un marchio che rappresenta dei valori che vengono diffusi. In Italia, per esempio, le persone tendono più ad identificarsi con la regione d'appartenenza o con la città piuttosto che con il paese. Se questo succede anche in altre parti del mondo, come per esempio Marsiglia. La France è molto differente a cet égard de l'Italie. Per questa ragione, d'ailleurs, che je pense le football a été pendant longtemps une passion moins vive en France. In effetti, in Francia accade esattamente il contrario, e questo è anche il motivo per cui il calcio è stato a lungo molto meno vissuto in Francia rispetto all'Italia. In Francia c'è un legame molto forte con la propria nazionale e le appartenenze regionali o legate alla città sono molto meno presenti. C'è un rapporto, io direi, quasi isterico con la propria nazionale in Francia. E questo è diciamo, un elemento di grande distinzione rispetto al caso italiano, dove invece vediamo esattamente il contrario. A parte il San Paoli e il Marsiglia, che sono degli episodi nella storia del calcio, ci sono molte esperienze di calcio popolare, di collettivi che poi si esprimono in una squadra di calcio, però in Serie A, nella massima serie, quanto è possibile, sia per il passato che per il futuro, che questo continui ad accadere? Forse è del tutto impossibile che nella massima serie milioni di dollari, milioni di euro, si lasci lo spazio anche all'identità personale del tifoso e all'identità politica di esso. Direi di no oggi, questo perché il calcio di alto livello mostra una tendenza di grande globalizzazione che porta chiaramente alla necessità di mobilitare grandi somme economiche e questo taglia fuori tutte le esperienze di calcio popolare, ma allo stesso tempo indebolisce il calcio. Io credo che la tendenza di oggi sia quella delle serie importanti, sia quella di una sorta di restringimento, di riduzione dei valori del calcio e della loro capacità di aggregazione, e credo in effetti che il calcio delle grandi serie pagherà prima o poi lo scotto di questa tendenza, perché è chiaro che se da un lato le squadre di calcio popolare non possono arrivare alle grandi serie, tuttavia in questo modo il calcio rischia di perdere quei valori di appartenenza che lo caratterizzano, e quindi questo è un rischio sul lungo periodo per il gioco del calcio in generale. Ma io penso che per esplorare questo mondo, cioè il mondo del tifo, del calcio, sia necessario diciamo così, avere uno sguardo duplice, nel senso
credo sia importante la partecipazione diretta, però allo stesso tempo lo sguardo accademico potrebbe aprire nuovi orizzonti e nuove prospettive. Per quanto mi riguarda, il mio sguardo è essenzialmente pratico, nel senso che ho vissuto quel mondo e quindi tutte le mie considerazioni provengono da questa parte della barricata, diciamo così. Una promozione, quella del tuo libro, che appunto ti ha portato, questa è una delle tante presentazioni che tu hai fatto, proprio a contatto con le realtà politiche. Te l'aspettavi che un libro di pallone potesse incidere così tanto anche a livello politico? In fondo, cioè, ti invitano centri sociali, realtà attive? Sì, era una speranza, nel senso che il San Paoli ha sempre destato un grande interesse, se ne è parlato molto, sono stato invitato a presentazioni in situazioni molto diverse tra loro, però sicuramente diciamo sì, il peso maggiore ce l'hanno avute le esperienze di calcio popolare, in giro per l'Italia, che veramente mese dopo mese diventano sempre di più, sempre più variegate e che praticamente coprono quasi tutta la penisola, soprattutto al sud, diciamo così. C'è un grande proliferare di esperienze di calcio popolare dal basso che secondo me a lungo andare andranno a incidere a livelli importanti.